Ma buongiorno! Sono esattamente 11 giorni che non giro più vlog, mi sento un po' in astinenza in realtà. E mi è venuta un sacco voglia perché ho appena editato lo scorso vlog che voi avrete già visto. Da mo'. Comunque, niente, mi sembrava una buona giornata per riprendere, anche se comincio alle ore 15:03, quindi è probabile che questo duri più di un giorno, anche due. Vedremo. Cosa raccontarvi? Niente, oggi è giovedì 28 febbraio. La mia avventura, la mia vita sta procedendo. In questi 10 giorni in cui non ci siamo visti, non è successo veramente niente di nuovo, insomma, di particolare, se non che ho fatto questo change al taglio dei capelli. Sono completamente struccata da giorni perché al mattino mi sveglio talmente presto che non riesco a ricavare 10 minuti per truccarmi, cioè preferisco dormire in quei minuti. Basta, ho fatto tirocinio, cioè veramente niente di nuovo, vi giuro, cioè sono o in ospedale o a letto a dormire o all'università a fare dei corsi. Fine, questa è la mia vita in continuo, in loop. È stata una settimana impegnativa, però appunto da domani, anzi già da ora, sono molto contenta perché oggi ho fatto mattina, quindi ho tutto il pomeriggio, ho tutto domani. Tutto sabato e tutta domenica per fare il cavolaccio che mi pare, perché appunto lavoro domani notte. Sì, sono 11 ore di ospedale, però non ha prezzo. Preferisco mille volte una notte piuttosto che un pomeriggio, ad esempio. La mole di lavoro non è neanche lontanamente paragonabile. Di notte suoneranno 3-4 campanelli, di pomeriggio 20, quindi proprio non ha paragone. Se riesco e se non viene un video troppo lungo, vloggerò anche domani, così vi faccio un po' vedere com'è magari la preparazione al turno di notte, eccetera. Basta, io nella mia testa sto già pensando a cosa fare domani notte, perché a volte si riposa, a volte no, quindi molto spesso per non dormire tante ore in reparto che non mi piace, mi porto qualcosa da fare, tipo Netflix, tipo non lo so, qualcosa. Parliamo invece di oggi, che è un po' più importante, come visto che stiamo registrando oggi. Allora, adesso ho mangiato, ho già fatto tutto, ho anche appunto già editato questo video che vi avrò caricato. Adesso devo, ahimè, lavorare. Devo lavorare ad un compito che in realtà sarà in esame quest'estate, però purtroppo abbiamo delle scadenze, cose strane, quindi devo lavorarci sopra, devo stilare alcune diagnosi infermieristiche che sapete mie amate e odiate. Sono un po', insomma, è un lavoro impegnativo. Altre cose al momento non ne ho. Quindi ci aggiorniamo dopo. Allora, sono passate un po' di ore, no, in realtà un'oretta, non lo so. Sono le 4:25 e allora io ho, diciamo, portato un po' avanti questo lavoro del caso clinico. Basta, per oggi è anche troppo. Il video si è quasi caricato su YouTube e adesso ho un'oretta e mezza per riposarmi, stendermi un attimo e ripristinare questa faccia. Tra l'altro, guardate che gioia, sono stressatissima e non so perché, ma va bene. Niente, adesso mi faccio una merenda e poi mi butto un po' sul letto. Che vita! Allora, sembro pelata, lo so, ma in realtà ho i capelli qua sotto. E comunque, sto uscendo, mi sono preparata il mio vitto, la mia cena, e niente, adesso vado da un mio amico e poi dopo vado direttamente in un posto che non vi posso svelare perché fa sempre parte di quella notizia che vi devo ancora dare e che ho deciso di darvi con un video apposito. Macchina, postazione auto. Allora, cosa mi sono fatto per cena? Una schifezza terribile,
perché non avevo tanto tempo. Oggi ho mangiato pasta, come vi ho detto, quindi stasera avevo voglia di una buona dose di verdure e legumi. Quindi mi sono fatta dei fagioli tonno, con il tonno, una terrina piena di insalata con pomodori e mozzarella e infine le fragole. E niente, quindi mi sono portata alla cena perché appunto mangio fuori e dopo vado direttamente in questo posto. Basta, mi sto sentendo troppo maligna e troppo cattiva a non dirvelo, però è una cosa troppo importante per me e quindi voglio proprio farci un video apposito. Ok. Sono viva, non vedrete assolutamente niente perché è super buio. Sono le mezzanotte, 11 e mezza, non lo so. Ho parcheggiato la macchina in culo ai lupi. Non c'è mai posto nelle vie di casa mia. Ma vabbè, e niente, sono morta. Mi sono ampiamente pentita di non aver dormito oggi pomeriggio, ma niente, ormai amen, ormai ho fatto la cavolata, quindi ho sopportato un po' e adesso però vado a letto e dormo. Vado, corro, c'è freddissimo. Buondì, buongiorno. Allora, so che sono un po' tutta così, con i capelli gonfi, eccetera, ma ho appena finito di fare allenamento e sono le 3 di pomeriggio e come promesso ieri sera, appunto, come vi avevo preannunciato, avrei continuato un pochino a fare questo vlog perché fondamentalmente mi andava, non c'era un motivo preciso. E questo è il motivo per cui sto registrando, anche se in realtà non sarà una grande registrazione perché appunto sono le 3 e io fra esattamente 4 ore sarò in autobus per andare a lavorare perché oggi faccio notte. Quindi niente, giusto per salutarvi, per finire un po' più completamente questo video che avevo cominciato. Ho fatto allenamento con una persona che mi segue perché volevo un po' variare il mio allenamento e quindi volevo cambiare quello che ho lì da maggio dell'anno scorso e fare qualcosa di nuovo fondamentalmente. Niente, mi piace molto, oggi l'abbiamo provato. Bello, proprio bello strong come allenamento, devo ammettere. Non arrabbiatevi se sto registrando questo spezzettino mentre guido, ma come sapete la mia concezione è che io sto parlando al vetro della mia macchina, non vi sto praticamente guardando. Quindi niente, è come quando avete un passeggero di fianco a voi e gli raccontate com'è andata la vostra giornata, è esattamente la stessa identica cosa. È una distrazione anche parlare con il compagno di macchina qua di fianco, uguale. Quindi io la vedo così e basta, quindi non arrabbiatevi. Basta, detto ciò, io sono quasi arrivata a casa. Fra 5 minuti sono a casa, farò una bella merenda. Mi mangerò un bel frutto con le noci, insomma adesso vedo, faccio una ciotola di frutta e noci perché ho bisogno di energia dopo questo allenamento e poi dopo vado a letto, almeno sono le 3, almeno fino alle 6 voglio riposarmi. Non dico dormire, ma almeno riposarmi perché veramente sennò stanotte la vedo dura andare avanti a lavorare fino a domattina. E che ci aggiorniamo dopo. Allora, sono qua per chiudere questo vlog perché, come vedete e sentite dalla mia voce, ho dormito prima della notte. Sono le 18:45 al momento e fra un quarto d'ora uscirò di casa per andare, appunto. Io monto alle 7:15, quindi una ventina di minuti di bus più tempo un attimo di cambiarmi alla fine. Niente, non sono riuscita a mascherare tutti questi brufoli, quindi li terremo così. Volevo farvi vedere una piccola cosa prima di lasciarvi.
pacchettino. Era da un sacco che non ne prendevo perché non avevo proprio tempo. E questa è la versione di San Valentino di Mercy Andy. Porterò questi igienizzanti mani con me al lavoro. Tra l'altro, guardate, c'è tutti i petali fatti a cuore dentro alla scatola. Bellissimo. Fanno dei pacchettini stupendi e dentro c'è la versione di San Valentino che trovate anche da Sephora a 2,99 euro. Aspettate, non so dirvi. È un profumo dolce, sembra tipo vaniglia, non lo so, è buonissimo. Questo viene in borsa con me, quindi ringrazio Mercy Andy per avermi offerto questo prodotto, sempre tramite Octoly. E vi lascio qua sotto il link se vi interessa. Basta, detto ciò, vi ho detto tutto. Quindi io vi saluto, chiudo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!